che cercate? Eccolo qui, il nostro campione, Ezio! Onore a Ezio! Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servigio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Basta lavorare! Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane! Che c'è? È vero? Vieni, Ezio, facciamo due passi. Sì, zio. I pazzi rispondevano a qualcuno, uno spagnolo. Rodrigo Borgia, uno degli uomini più potenti di tutta Europa, è il capo dell'Ordine Templare. Il che ne fa il responsabile della morte di mio padre e dei miei fratelli. Già, e ucciderà anche te, avendone l'occasione. Allora devo oppormi a lui, se voglio essere libero. Ma non prima che tutti gli altri templari siano caduti. L'elenco di mio padre mi farà da guida. Dove andrai adesso? A Firenze. Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. Va bene, basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Dovrei leggere la lettera che mi ha dato lo zio. Messer Francesco, ho fatto quanto m'avete... Le riconosci? Altre pagine del codice. Sì. Tuo padre e io riuscimmo a trovarne e a tradurne altre prima che... Tenete. Questa non è opera di tuo padre. L'ha tradotta qualcun altro. Leonardo da Vinci, un amico. Vedi come le parole passano da una pagina a quella successiva? C'è qualcosa che le attraversa tutte. Una sorta di mappa. Dove dovrebbe condurre? Tuo padre e io riuscimmo a ricavare dei brani di una profezia riportati in queste pagine. Fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden. Si chiamava Altair. Accennava a qualcosa di potente e nascosto sottoterra. E cioè? Ah, saperlo! È per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io prosegua l'opera di mio padre. Inizierò dalla pagina che ho preso a Vieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene. Torna qui quando puoi e la metteremo insieme alle altre.
Perché vi comportate così con un amico, eh? Non ho mai visto nessuno così strano. Dico davvero. Un po' di cortesia vi porterà lontano, bel signore. Salute, Claudia. Nostro zio è un mostro. Sono davvero offesa. Che cos'è successo? Mi sta facendo lavorare. Se il babbo fosse qui, non starei certo marcendo dietro uno scrittoio. E quali sarebbero le condizioni di questa sorta di schiavitù? Visto che qualcuno ha deciso che staremo qui, lo zio ha suggerito che cercassimo di racimolare i soldi per ristrutturare la villa. Il fatto è che non ce ne sono. Le procuro io un po' di soldi. Fantastico, più lavoro per me. Che vuoi che ti dica? Va bene. Se metti dei soldi per delle migliorie al borgo, ne terrò traccia su questo registro. E non avendo niente di meglio da fare, prenderò anche nota degli oggetti che porti. Se alla fine riuscirai davvero a far andare bene le cose qui, forse i viaggiatori ci faranno visita e spenderanno qualche soldo. Dubito che qualcuno lo faccia, ma nel caso terrò il loro denaro in questo scrigno. Dovrai farti vivo tu per portarli in banca, perché quando sarà pieno, io semplicemente terrò per me i soldi che non ci entrano. Capito? Sta bene. Buongiorno. C'è qualcosa che non va? Ser Mario mi ha assunto per riparare questo pasticcio, ma erigo palazzi, non compio miracoli. Senza soldi non posso riparare nessun edificio. E se qualcuno vi desse i denari? Allora ne potremmo parlare. Dovete essere Ser Ezio, giusto? Zio, mi piace questo architetto! Diventa molto garbato quando fiuta il denaro. Ne ho bisogno se volete che vi aiuti con questo borgo. Ho stilato una lista di preventivi per le nuove botteghe e le ristrutturazioni. Portate l'oro, scegliete l'edificio e io mi metterò al lavoro. Se vi costruissi una bottega, lì potreste comprare a prezzi più bassi.
Più denaro investirete nella bottega, maggiore sarà lo sconto. E per le ristrutturazioni, beh, ridarete lustro al borgo e alla villa. Da quel che mi dice Ser Mario, questo premeva molto al vostro trisnonno. Inoltre, finanziando botteghe e ristrutturazioni, aumenterete il numero dei visitatori, accrescendo le entrate. Per cui, perché non dare un'occhiata ai progetti? Buon viaggio! Ezio, ragazzo mio! Credo sia tempo di mostrarti una cosa. Questo è il santuario. Fu costruito da mio nonno per onorare la memoria dell'Ordine degli Assassini e proteggerne i segreti. Guardati attorno. Questi sono gli assassini che hanno difeso la libertà degli uomini quando era in pericolo. E questa è l'armatura di Altair. Si sa poco della sua vita, ma l'armatura è molto leggera e robusta. Te la darei, ma non so come prenderla. Il mio bisnonno una volta disse che sarebbe rimasta inaccessibile finché tutti i suoi protettori non fossero tornati interi. Ho sentito parlare di alcune cripte sparse per l'Italia, tombe segrete, piene di tesori. I sei furono spostati lì secoli fa. Forse hanno qualcosa a che fare con tutto questo. Quando ero giovane, andai anch'io alla ricerca dei sei, ma senza successo. Magari a te andrà meglio. Per ottenere la sincronia perfetta con Ezio, devi procurarti l'armatura.